Musetto? Musetto, dove sei? Un attimo, arrivo! Ah, il mio vasetto di miele. Musetto! Ancora un minuto, arrivo! Vuoi venire finalmente a darmi una mano? Sto tirando giù le valigie, dai, sbrigati! Già, devo sbrigarmi, dobbiamo partire! Oh! Aio, che botta! Ops! Arrivo! Aio! Eccomi, eccomi! Ti sei fatta la bua? Oh sì, qui! Oh! Accidenti, c'è un bernaccolo incredibile! E infatti mi fa malissimo! Ci penso io! Ecco! Oh, grazie, Musetto! Un po' di ghiaccio, sì! Che c'è? Ma... guarda là, li vedi anche tu? Sì, li vedo anch'io! Sono dei bambini! Sì! Ma se sono dei bambini è fantastico, potremo viaggiare insieme a loro! Sì! Mi è già passato il mal di testa, sì, anzi, adesso mi metto il cappello così il bernoccolo non si vedrà. Ecco fatto, oh, ops! Ecco qua, così? Sì, perfetto, si può partire allora! Aspetta un attimo, prima di invitarli a viaggiare con noi ci dobbiamo presentare. Giusto! Beh, lui è Musetto, dolcissimo orsetto. E lei è Musina, Musina Martina. Un po' pazzerella, un po' costreghina. E che tu sia bambino o bambina, sei il benvenuto nella nostra casina. Sì, ma noi nella casina staremo molto poco perché viaggiamo sempre. Già, e per viaggiare non abbiamo bisogno del treno, nemmeno dell'aereo. Neanche della bicicletta. No, noi viaggiamo con la magia... della fantasia! Possiamo immaginare di volare, oppure di finire in fondo al mare. Possiamo immaginare di galoppare sopra ad un arcobaleno che ci porti molto lontano. Ma questa dell'arcobaleno è un'idea fantastica. Potremmo andare a casa dei colori. A casa del giallo, del rosso, del blu, del bianco, del nero. Oh sì, a vedere chi abita nei colori. Sì, mi sembra un viaggio fantastico. Oh, e i bambini verranno con noi. Certo che verranno con noi. Scegliamo la valigia. Giusto. Ah, potremmo usare questa. Sì, perfetta. Ok, da che colore cominciamo? Oh, dal mio preferito, dal rosso. D'accordo, andremo prima di tutto a casa del rosso e quindi dentro la nostra valigia magica dovremo mettere cose rosse. Sì. Vediamo cosa abbiamo. Oh, io ho un calzettone. Perfetto. Ok, e poi ho del peperoncino. Sì. È proprio rosso. Sì. Ecco qua. E poi... ah, c'è anche la tua anguria. No! Dai, qualcosa di rosso anche da mangiare. Sì, però se mettiamo la mia anguria, allora tu metti le tue ciliegie. Le mie ciliegie no, sono mie. Allora niente anguria. D'accordo, mettiamo l'anguria. E metto anche le mie ciliegie. Sì. E poi cos'altro potrei mettere? Ah, ci sono... lo spolverino. Ok, questo è molto rosso. Sì. E allora lo mettiamo dentro. Mettiamo anche il peperone. Sì, eccolo qua. Un bel peperone rosso. E poi abbiamo anche la mela. Mezza mela. Già, perché l'altra metà l'ho mangiata io. Ok, andrà bene anche metà. Direi che di cose rosse ne abbiamo abbastanza. Attenzione, adesso Musina Martina chiude la valigia. Adesso chiudo e siamo pronti a partire. Tutti insieme, la formula magica. Chiudo gli occhi. 1, 2, 3, li riapro. Cosa c'è? Wow! Wow! Guarda, Musetto, sono tutta rossa. Ho un cappello rosso, una camicetta rossa. E anche tu hai un fiocchetto. Sì, un fiocchetto rosso. Non ci resta che aprire la valigia. Giusto, dobbiamo aprire la valigia. Sei pronto? Sì. Bene, e allora 1, 2, 3. Ma guarda,
noi. Sì, 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 tutto rosso, sì! Siamo arrivati a casa del rosso, chissà chi abiterà qui. Boh, diamoci un'occhiata intorno. Oh! Salve ragazzi, che fate qui? Oh, salve, salve, io sono Martina Musina. E io sono Orsetto Musetto, tu come ti chiami? Io sono Volpetta Antonietta, scusate ma vado di fretta. No, 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 ti prego, aspetta. Da, ti prego, non te ne andare, aspetta un attimo. Mi dispiace, ma io devo andare a cacciare. A cacciare? Eh già, ho fame. Ma ti diamo noi qualcosa da mangiare? Ah, benissimo, avete per caso un topino o un uccellino? Oh no, topini e uccellini proprio no. No, 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 però potremmo avere della frutta. Non mangi la frutta? Beh, se proprio altro non c'è. Ok, allora ti offriamo un po' della nostra frutta, che ne dici? Già, ti daremo le ciliegie di Musina Martina. E anche l'anguria di Orsetto Musetto. Oh no! Oh sì! Beh, vi ringrazio ragazzi! Ecco qua le mie ciliegie. Ah! E questa è la mia anguria. Ci sarebbe anche una mezza mela. Miau! E dei peperoni? Ah! Gna 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 gna. Ah! Ah! Oddio, 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 oddio! Brucia, 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 brucia! Ah! Oddio, è vero, il peperoncino è piccante. Accidenti, è scappata via velocissima. Mi sa che l'hai combinata grossa, Martina. Davvero, sì. E quella chi è? I want to be loved by you, just you, do do be do. State per caso parlando di me? Wow, ma guarda che fragolona. Oh no, ti sbagli. Fragolona è mia sorella. Io sono Fragolella, la fragola bella. Davvero bellissima! Già, ciao, piacere. Io sono Martina Musina e lui è Musetto Orsetto e siamo venuti a fare un giro qua, nel rosso. Oh, bravi. Che ne dite allora, già che siete qua, di assaggiarmi? Che cosa? Vuoi che ti diamo un morso? Certo, naturalmente. Ma no, così ti faremo male. Non mi farete assolutamente male. Io adoro essere assaggiata. Ma dici sul serio? Vuoi che ti assaggiamo? Naturalmente sì. Solo così entro a far parte del ciclo della natura. Il mio scopo è proprio quello di essere assaggiata. Perciò dai, mordi. Oh, che dici? Beh, prova. D'accordo. Mi fai solletico. E allora che ne pensi? Sono buona? Sì, buonissima, squisita. Ah, ma vedo che ci sono anche dei bambini. Ciao. Che meraviglia. Mi raccomando, bambini, mangiate le fragole. Noi adoriamo essere mangiate. Per ogni fragola mangiata ce n'è una rinata. Su dai, assaggia anche tu. Ok, anche io. Davvero buonissima, che cose belle e buone abbiamo trovato nel rosso. Oh sì, e siete fortunati, nel rosso sono arrivata da poco. Prima non ero qui perché le fragoline appena nate non sono rosse. Sapete di che colore sono? No, di che colore sono? Sono verdi. Rosse ci diventiamo solo dopo, grazie a tutti i baci che ci lancia il sole, sì. Ah, ciao, Ciao. Ciao, ciao. Oh, oh, il bacio della fragolina. Wow, che bello. Sì, bellissimo, questo lo porteremo con noi. Sì. Ehi ragazzi! Eh? Ehi, ho qualcosa per voi! Oh, ciao Volpetta Antonietta, sei tornata! Sì, volevo ringraziarvi della buona merenda e così ho portato questo barattolino per Orsetto Musetto. Oh, grazie, cosa c'è? Il miele, di solito gli orsi vanno ghiotti per il miele. Wow, ma grazie, grazie, grazie!
Sei stato davvero gentilissimo, grazie, Volpetta Antonietta. Prego, ma non c'è solo per te. Aspetta qua. Oh, c'è qualcosa anche per me? Ecco. Ma grazie. Che buono il profumo di queste rose. Grazie, io pensavo che ti fossi arrabbiata perché ti ho dato il piccante. Oh no, assolutamente. Quello è stato un errore. Siete stati invece tanto generosi a darmi la merenda. Oh, e tu a farci questi regali. Grazie. Oh, beh ragazzi, è stato un piacere. Anche per noi. Sì. Tornate presto a trovarci nel rosso. Sì, torneremo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Volpetta Antonietta. E allora, fiori, miele e bacini. Sì. Tutto in valigia. Si ritorna. E dunque? Siete pronti? Mani sugli occhi. Un, due, tre, poi li riapro e vedo che c'è. Ah! Siamo tornati! È stato un viaggio bellissimo! Sì! È vero, è stato proprio bello. Adesso abbiamo la valigia piena dei doni che ci hanno fatto a casa di Rosso. Sì, io non vedo l'ora di andare a mangiare il mio miele, quello che mi ha regalato Volpetta Antonietta. E io devo mettere i fiori nell'acqua, ma prima. C'è il momento dei ricordi. Esatto. Sì, e io ho già avuto un'idea. Questo viaggio lo ricorderò così, con una filastrocca. Una filastrocca. Sì, te la leggo. Certo, nel rosso si trova di tutto. Quando è maturo, quasi ogni frutto. Poi c'è Antonietta, una volpetta, che va a caccia ed è sempre di fretta. Infine c'è lei, fragola bella, buona, succosa. Vuole essere mangiata, tanto tra poco sarà rinata. Ma è bellissima! Sì, e poi alla fine, visto, ci ho messo il vaccino della signorina Fragola. Adesso lo voglio fare io. Il ricordo del mio viaggio. Sì. Farò un disegno. E allora qua disegnerò la signorina Fragola. E qua sotto invece disegnerò Volpetta. Non mi resta che colorare. Ecco qua. E poi devo fare alla fragolina quei simpatici puntini neri. Qui, 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 qui e qui. Perfetto. Ora anch'io voglio attaccare il mio bacino sul disegno che ho fatto. E voilà! Il ricordo è pronto da mettere in valigia. Ecco il mio disegno e la filastrocca di Musetto. Siamo pronti a fare la merenda. Sì, papà! Con il miele che ci ha regalato Volpetta Antonietta! Anche voi bambini potete fare il ricordo di questo viaggio insieme. Sì, il viaggio a casa di Rosso! Io intanto vado a fare la papà! Ma prima di salutarci, chiudo gli occhi. Un, due, tre, li riapro e. C'è un bacino per te! Ciao ragazzi! Vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!